Valeria, tu hai fatto molti film, accennavi prima, lo sappiamo. Hai ancora la sensazione e il piacere di scoprire qualcosa su questo mestiere d'attrice? Adesso parlo dell'attrice facendo dei film nuovi, anche dopo un percorso già così articolato, lo ricordavi prima, per tanti registi così diversi. Ti capita ancora di stupirti rispetto a questo mestiere? Sì, mi capita, e quando mi stupisco è sempre vivificante, bello, ti ricordi perché stai facendo questo lavoro. Fai dei film a volte che sono noiosi per te, e in cui non succede granché, semmai anche tu sei noiosa. Fai dei film in cui sei più opaco perché non sei guardato dal tuo regista, oppure perché il ruolo non ti interessa, o semplicemente perché il regista e le persone sono mediocri, cioè medie, può succedere tante volte. Però poi quando invece incontri delle personalità, vedi quello che dicevo, Céline Chama in questo film, ma per esempio subito prima di lavorare su Euforia, il mio secondo film da regista, ho fatto un film d'attrice con Valeria Bruni Tedeschi, che è un'attrice regista anche lei, e che è una mia carissima amica. Nonostante questo, nonostante la conosco come le mie tasche, e ho già lavorato con lei, sia da attrice che lei regista, eccetera, quando ho fatto il film con lei mi sono sorpresa, di nuovo, mi sono sorpresa dalla vitalità, da questa, appunto, qualcosa che non sono io, che era quello che dicevamo prima, cioè io non potrei mai né dirigere né gli attori né essere attrice come lei. Lei è una cosa diversa da me, che però per me è sempre sorprendente, e essere diretta da lei è stato sorprendente. Dice all'ultimo Le Villeggianti? Le Villeggianti, sì, che era un film che è uscito qualche mese fa qui in Italia. Ecco, lavorare con lei mi ha sorpreso. È stato di nuovo, appunto, mi sono accorta che anch'io ero diversa sul set, perché lei ti chiede delle cose nel modo in cui te lo chiede, in che momento, quello che crea intorno a te è talmente, ripeto, vitale, insolente, buffo, che ho detto, in qualche modo vedere lei dirigere prima di fare Euforia mi è servito molto, e tante altre volte mi sono sorpresa. Quello naturalmente uno auspica di essere sorpreso, non succede sempre però. E oltre alla sorpresa si continua ad imparare, oppure arriva un momento in cui uno, senza presunzione, dice ok, ormai credo, immagino, suppongo di padroneggiare, no, tutti gli attrezzi che servono a una cosa. Penso di sì, no, penso che continui ad imparare in continuazione, anche se, primo perché tante cose te le dimentichi, quindi le reimpari. Impari una cosa, la metti in atto, o da attrice o da regista, poi cominci un'altra cosa e non te la ricordi più. C'è tante cose, come dire, le impari in quel contesto, in quel momento, e poi svaniscono finché poi ritornano. E questa è la cosa bellissima del nostro lavoro, questa continua contaminazione, di come ci si permea uno con l'altro, le idee di uno possono diventare le mie idee qualche anno dopo, rubare dagli altri, anche se, vabbè, questa è un'altra cosa che ho fatto, no, questo ve lo dico un altro momento, sì, il fatto che le idee circolano di essere, oppure di vedere una persona che, un attore per esempio che ti sorprende, o un direttore della fotografia che fa qualcosa che non avevi mai visto. Sì, mi sorprendo ancora, ma io comunque tendo a incantarmi, a sorprendermi ancora, è nella mia natura, insomma, forse anche un po' inopportuno a 50 anni, però io continuo proprio a incantarmi. Perché è inopportuno? Cioè, non c'è un limite? A un certo punto uno si deve anche smettere. Devi smettere di stipendi, non sono d'accordo, mi dispiace. Bellissimo, credo, per prendersi anche 80 anni, 90 anni, no?
credo che la sorpresa sia una risorsa inesauribile, almeno secondo me. Hai ragione, nel senso che a me sta succedendo, sto invecchiando sorprendendomi. Smetti la mi sorprendo di invecchiare, no, intendo sto. Sto andando, no, nel senso che non era detto, poi ci sono, io conosco persone che non si sorprendono più. Tu? Io continuo, sì, anche io ne conosco molte, ma non ci vado molto d'accordo, però insomma. Ma ce n'è uno, e come? Ci sono anche persone molto soddisfatte di sé, sempre più soddisfatte di sé, che poi smettono di essere curiosi degli altri, o curiosi delle cose, di tutto quello che c'è. Ci sono, è pieno, per me è pericolosissimo, se devo, è pericoloso non sorprendersi, è pericoloso soprattutto la soddisfazione, è un sentimento pericoloso.